Vorrei riuscire a trovare almeno un oggetto qualsiasi, giusto per potenziare la falce. Mi chiedo se sti scheletri abbiano qualcosa per me. Anche un drop qualsiasi mi va bene, ma proprio... una cavolata mi va bene. Volevo un forziere ed eccone uno. Ti prego, un'arma bianca. Un'arma bianca qualsiasi mi va bene. E no, dai. Tutte le volte che ne voglio una verde non mi arriva mai nulla. Guarda. Oh no, che è successo? Grazie. Grazie di avermi liberato da quell'agonia. Ero rimasto fluttuante in aria. Arma viola. Arma bianca. Perfetto. E un altro forziere. Sto facendo un po' di backtracking. Sì, è un martello, perfetto. Ti prego, dimmi che ti basta quel pochino che ti dà, ti prego. Yes. Danni 153, difesa 119, forza 35. Ok. E danni da colpo critico, ovviamente. Queste falci le voglio puntare tutto sul critico il più possibile. Per esempio, queste erano buone come le abbiamo fatte e sono ancora buone. Ma vabbè, stavo costruendo la cosa come meglio veniva, non sapevo effettivamente come potenziarle bene. Adesso che so qual è il metodo giusto per potenziare le armi, ogni volta che troviamo un'arma posseduta, la cerchiamo di rendere più forte ancora di quelle precedenti. Ora che abbiamo un po' di soldi da parte e un bel po' di armi anche da parte, vendiamo le nostre falci inutili. Tra l'altro voglio vedere quanto mi dà per... dove sei? Lascia questa qui nuova. Inchia, che spreco, 410 di oro. Però quasi quasi la tengo. Metti caso che mi parte la scintilla e dico forse le asce sono meglio. Quasi quasi ci penso. Comunque, dicevo, vendiamo le nostre falci possedute e le ricompriamo. Ecco fatto. Non avessero messo la meccanica di ricomprarti subito gli oggetti, questa roba sarebbe stata terribile. Quindi adesso le ripotenziamo vedendo se ci dà già il Valid Indy. Tieni questo. Minchia, con una sola roba. Danni 160, ci stiamo avvicinando a quello che voglio. Difesa 125, probabilità 22, danni 46. Aumenterei la difesa. Sì, dai, aumentiamo la difesa questo giro. Poi potenziamole di nuovo. Abbiamo difesa 129. Quanto avevamo nell'altra? 193. E forza 37. Di qua forza 71. Danni 167. Difesa 135. Probabilità 23. Danni 47. Perfetto. Quando possibile aumentiamo subito la probabilità di colpo critico. Assolutamente. Più probabilità di colpo critico abbiamo, meglio è. Però avessi la collera per colpo critico sarebbe ancora meglio. E ti dirò una cosa. Queste falci le potenziamo tutte sulla probabilità di colpo critico. Io ora ho già detto, io non so cosa si porta da un'arma posseduta all'altra. Cioè non so se si portano le percentuali. Tipo qua abbiamo il 37, qui abbiamo il 25. Non so se si combinano, però so che potenzia la probabilità di colpo critico. Ora, se la prossima falce che troviamo riusciamo a prendere collera o energia per colpo critico, queste le trasportiamo nell'altra e aumentiamo la probabilità di colpo critico, assolutamente. Potenziamola di nuovo, abbiamo solo oggetti viola e non so se mi bastano. Spero di sì. Sì, mi bastano, perfetto. E non è aumentato il danno critico, perfetto. 173. Aumenterei la forza questo giro. Abbiamo forza 185 massima. Siamo vicini a questa qui. E a questo punto sarei quasi tentato di sacrificarla. Mal che vada, la diminuiamo di poco il nostro attacco, eh. Però se tutte queste statistiche si trasferiscono di qua, ti direi che sarebbe un bel guadagno. Dai, facciamolo. Sacrifichiamola. Trasferisci tutto. Ok, non ha trasferito tutto come pensavo, quindi niente difesa 193, probabilità di colpo critico, ma ha aumentato quelle statistiche. Aumenterei la probabilità di colpo critico. Va bene, da oggi queste sono le nostre nuove falci. Era ovvio che non trasferisse tutta quanta la sostanza, lo sapevo benissimo fin dall'inizio, però ho detto voglio crederci il più possibile. Comunque abbiamo un range d'attacco molto superiore alla media, con una probabilità di colpo critico davvero eccezionale.
comunque sono belle queste. Però voglio vedere quelle più avanti. Vediamo se lui ha qualcosa di nuovo da insegnarmi. Ah giusto, aspetta, lui? Non mi ricordo se già l'ho preso. Addestramento falcione. Potenza le mosse caricate del falcione. A questo punto i soldi ce li abbiamo. Tieni. Notevole. Tutti questi addestramenti, anche quello dell'ascia, volendo possiamo prenderlo. Un potente tanco di completamento che scaglia i nemici in aria. Proviamo, mal che vada. Non me l'aspettavo. Non ho capito bene come funziona quella mossa che abbiamo appena preso, però magari funziona solo in combattimento. Tra l'altro, meno male che io faccio sempre backtracking. Guarda cosa ho appena trovato. E rieccoci di nuovo all'arena dorata. Così sei tornato. Cosa vai cercando? Sto cercando volta. Il tizio. Cerco lo Psicameron. Come se fosse possibile. Ti consumerebbe di certo fin dentro la tua anima. Fosse un problema. Ne ho qualcuna di scorta. Ma certo, eppure mi chiedo. Sono troppo vecchie per bruciare dopo così tanto tempo. Secondo me è una cosa vecchia. Assumo che da insegnarci. Più è vecchia una cosa, più c'è da imparare. Lo Psicameron. Sopravvivi allo Psicameron. Ma quindi cos'è, tipo una boss rush? È l'under level? Madonna mia, l'ho tagliato in due. Ho sentito il rumore di un'arma. Madonna mia, vi sfondo tutti ora. Becca di questo. Donna mia. Arma blu. Dai, vieni qua. Forse ho capito come funziona quella mossa che ho preso. Non è dopo l'attacco, è durante l'attacco. Perché io l'ho sbalzato in aria e ho ripremuto triangolo. Ah, forse è così che funziona. Tra l'altro non voglio usare nessuna pozione per curarmi, perché tra poco salgo anche di livello, quindi non ha senso. Però ho trovato delle armi, quindi di estetica mi piacciono. Non così tanto, ma son belle. Poca roba, eh. Ancora qualche oggetto e possiamo potenziarlo di nuovo al massimo. Su, vediamo che cosa mi attende dall'altra parte. Allora, mettiamo questo. Venite a me voi. Sono rinato dalla polvere. Certo. Allora, uno va là. Ho sbagliato, scusatemi. Uno va là. Sì. E uno va là. Ok. Quindi mi hai aperto la porta. Però da questa parte c'è sicuramente un forziere. Ti prego, un'arma blu. Anche verde mi va bene in realtà. Soldi, grazie. Sai che forse... Aspetta un secondo, tu... Levati da lì. Ah, tutti e due. Vieni via anche tu. Ora ci devo salire. Allora, uno là. Come desideri. E uno là. Sì, era una cavolata, però non ci ho pensato subito. Abbiamo il nostro solito labirinto.
Forma mietitore suprema. Morte inevitabile, come dimostra ampiamente quando nella sua forma mietitore. Morte può mantenere questa potentissima forma più a lungo e prima di uscire da essa rilascia un'ultima scarica di energia magica per eliminare chiunque sia sopravvissuto all'assalto. Ah, ecco come si aumenta il tempo, andando avanti di livello. Bello. Ottimo. E abbiamo ottenuto un punto abilità. Qualcuno mi aveva chiesto come si faceva a mantenere di più questa forma. Eccoti la risposta. E abbiamo ottenuto un talismano che in teoria dovrebbe bastare per farti salire di livello, giusto? Sì, perfetto. E aumenterei la forza a questo giro. Danni 200, dai, ci siamo. Ci stiamo avvicinando di nuovo alle falci di prima.